Facciamoci tra pochi secondi, vediamo come ho fatto a realizzare le clip che avete visto all'inizio di questo contenuto grazie ad un'intelligenza artificiale, a una piattaforma video che permette di generare delle clip a partire da semplici comandi di testo oppure a partire da un'immagine statica che potete animare o addirittura creare dei personaggi coerenti. Quindi voi potete creare magari un personaggio coerente animando magari, non so, una vostra fotografia per esempio, oppure comunque creando un personaggio da zero e replicando questo personaggio in diverse scene e quindi magari creando anche una storiella, no? Quindi con un insieme di clip incollati in post produzione. Questo è un esempio. La piattaforma in questione inoltre in questo momento è gratuita, o meglio ha dei piani anche a pagamento, però la versione gratuita in questo momento è molto molto generosa, per cui ogni giorno avete dei crediti rinnovati. Insomma, io veramente mi sono divertito tantissimo e l'ho massacrata nei giorni scorsi, quindi insomma potete avere degli spunti super utili e poi decidere magari se andare a un piano ad abbonamento, ma in questo momento insomma ne vale la pena. Adesso vi faccio vedere la piattaforma in questione. La piattaforma in questione si chiama Pixverse, ecco qua. Vi faccio vedere anche un qualche esempio di quello che è in grado di fare in questo momento. Per esempio, ecco, questa è un'immagine in versione cinematica abbastanza realistica di una ragazza DJ, vedete? Guardate quanto è migliorata anche la qualità di generazione delle mani, che spesso è un problema. In questo caso, per esempio, è stata caricata un'immagine statica ed è stata animata. Guardate che bello! Questo è un esempio classico, no? Di trasformazione di un'immagine in video. Durata clip 4 secondi, quindi anche qui ci stiamo allungando. All'inizio questi tools lavoravano soltanto su una durata di 2 secondi. Poi vi voglio far vedere magari qualcosa anche con, ecco, animazione. Vedete anche animazione come lavora in modo interessante. Questa è una clip un pochino più corta e un pochino più statica. Ma una roba interessante, ecco, per esempio, questa è abbastanza realistica. Per esempio, questo è un pezzo che potrebbe essere benissimo utilizzato incollandolo in una storia che promuove, non so, un pub, magari aggiustando e aggiungendo altri pezzi in post produzione. Poi voglio farvi vedere qualcosa di interessante. Ecco, per esempio, questa roba mi ha fatto riflettere, no? Il koala che guida una motocicletta. Perché spesso sento dire che, ok, praticamente queste piattaforme di intelligenza artificiale ancora non sono super efficaci con i video stock realistici. Sì, però c'è da dire anche una cosa, che l'intelligenza artificiale oggi ci dà una grande opportunità, quella di creare l'assurdo. Quindi se noi ci infogniamo a creare per forza il realistico, che in realtà possiamo ricreare con nostre riprese oppure acquistando dei video stock, ormai c'è questa roba, costa veramente pochissimo, con un abbonamento, non so, di 9 euro al mese magari avete la possibilità di scaricare, non so, 100-200 video stock, quindi capite bene che insomma stiamo parlando di costi abbastanza bassi per chi vuole fare questo di lavoro e quindi creare contenuti di lavoro, no? Oppure utilizzare questi contenuti nel marketing della propria azienda. L'intelligenza artificiale di questo tipo secondo me oggi ci dà una grande opportunità per espandere la nostra creatività e quindi, per esempio, come in questo caso, cioè il koala che guida la motocicletta, se volete realizzare uno spot creativo, un contenuto creativo, magari cerchiamo di utilizzare anche cose un pochino più assurde, senza che ci fissiamo per forza sugli effetti realistici, perché è qui che veramente ci semplifica la vita. Per esempio qua in questo caso, anche come, ecco, realistico, dal punto di vista realistico riesce a tirar fuori un risultato super interessante. Adesso andiamo a testare la piattaforma e andiamo a vedere che cosa è in grado di fare sia dal punto di vista realistico sia dal punto di vista di animazione. Questa è l'interfaccia di creazione, come vedete, avete tipo 200 crediti al giorno, ogni creazione è 10 crediti, quindi nella versione gratuita, poi ci sono dei piani a pagamento, però già con la versione gratuita potete fare diverse cose. Adesso ho preso spunto da un prompt che abbiamo visto prima e voglio ricreare una scena realistica, in questo caso, con una visione abbastanza cinematografica di un soldato che guarda verso la videocamera e vediamo, vi faccio un test. Questi intanto sono vari test che ho fatto, adesso vi faccio vedere di cosa si tratta, ma andiamo a crearlo insieme. In questo caso che cosa ho fatto? Sono partito da un testo e
semplicemente mi tira fuori un output. In questo caso solitamente sono standardizzati gli output su 4 secondi e vediamo che cosa mi tira fuori. In questi casi vedete ho provato anche a fare delle robe, ricreare una ragazza DJ anche qui che suona, prendendo spunto diciamo da quello che abbiamo visto prima. In questo caso l'ho animata anche, quindi ho fatto anche la versione animata della stessa, diciamo dello stesso prompt, perché qui avete la possibilità di personalizzare l'output e personalizzarlo dal punto di vista dello stile chiaramente. E qui addirittura adesso vi faccio vedere di cosa si tratta, perché vi do qualche spunto anche per creare una storia completa, quindi a partire proprio dalla sceneggiatura, diciamo dalla storia, per arrivare poi alla creazione delle clip, magari anche con una sound, con un sound design di sottofondo e con magari una voce narrante. Ok, guardate questa è ovviamente una scena d'impatto, quindi diciamo un bambino che in realtà in questo caso diciamo con un uniforme e devo dire che è abbastanza impressionante, abbastanza impressionante. Guardate, sì, c'è un pochino di sfarfallamento qui sugli occhi, però l'effetto realistico è veramente di livello. Ok, adesso vi faccio vedere, per esempio, la stessa roba se la volessimo fare in versione animazione, ok? Giusto per farvi vedere come cambiano gli stili. Stesso prompt. Ecco qui, mi ha tirato fuori l'output. L'output, eccolo qua. Vedete, chiaramente ha realizzato una roba molto simile, però in versione animazione. Ora, voglio farvi vedere un'altra roba interessante. Vabbè, a parte che qui c'è la possibilità di caricare un'immagine, quindi di animare un'immagine, semplicemente caricate un'immagine al volo, però voglio farvi vedere questa roba del personaggio, perché avete la possibilità praticamente di creare un personaggio e diciamo in qualche modo animarlo, ok? Come funziona? Voi praticamente caricate qui, date un nome a un personaggio, no? Decidete che tipo di caratteristiche deve avere, eccetera, e lo potete caricare. Caricando questo personaggio, fondamentalmente, potete creare delle animazioni. Adesso vi faccio vedere. Questo personaggio che ho creato praticamente caricando una fotografia, questa è stata generata da un'altra piattaforma di intelligenza artificiale, non internamente, però l'ho caricato qui perché mi piaceva insomma l'effetto. Questo personaggio, quindi, una volta che io l'ho creato, ho caricato semplicemente la foto e l'ho salvata, vado su create. Nel momento in cui vado su character, qui dentro vedete che potete selezionare il personaggio che volete animare. Io voglio animare Igor AI e voglio dirgli, non so, vediamo un attimo, in questo caso non gli do tantissimi comandi, perché diciamo ho già un personaggio che dal punto di vista di caratteristiche ha abbastanza dettagli, ok? E vediamo con questa roba che tipo di output mi tira fuori. Ed ecco qua, mi ha tirato fuori una mia versione un po' secca, devo dire. Ok, però per farvi vedere che comunque viene mantenuto il personaggio con i suoi tratti, quindi c'è una certa somiglianza. Vi faccio vedere anche un qualcos'altro che ho creato, per esempio anche qua avevo creato una roba molto simile utilizzando lo stesso personaggio, pure qui, vedete? Ovviamente, cioè, se tu ti metti là a vedere, si vede che è un pochino diverso, però per esempio qua ho animato un'altra fotografia che ho caricato. Eppure in questo caso si tratta di me. Allora, adesso vi faccio vedere un'altra roba proprio al volissimo, che è una roba molto intelligente. Come faccio io se volessi creare una scena, una piccola clip, grazie a questi strumenti, come faccio a muovermi? Allora, innanzitutto, per esempio, vi faccio vedere una roba. Faccio vedere questi
questa roba qua che ho creato. Praticamente ho creato una serie di scene che rappresentano praticamente la conquista da parte di alieni di un pianeta, ok? Quindi ci sono, non so, diverse scene di atterraggio, vedete qua stile Dune, combattimenti, insomma la visita dallo, la vista dallo spazio del pianeta, eccetera. E questa roba come l'ho fatta? L'ho fatta semplicemente andando a farmi un prompting grazie al ChatGPT. Adesso vi faccio vedere come puoi farlo e quindi come puoi prendere spunto per creare una storia. Praticamente sono andato su ChatGPT e gli ho detto descrivi un'idea di prompt per realizzare un video con AI. Il video deve essere composto da 6 scene che rappresentano la conquista di un pianeta alieno da parte di una razza di guerrieri alieni, includi navicelle, armi futuristiche, bla 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 bla. E quindi praticamente lui già mi ha creato scena iniziale, descrizione della scena, eccetera. Io poi non ho fatto altro che prendere questa roba, innanzitutto l'ho tradotta in inglese perché il prompting in inglese con questi tools funziona sempre meglio, e quindi poi non ho fatto altro che copiarmi la descrizione delle scene e incollarla direttamente qui dentro, come vi dicevo, creando queste scenografie qua. Quindi adesso, volendo, se io volessi creare uno storyboard che si sussegue, quindi con delle clip che si susseguono, potrei scaricare questa roba, metterla insieme in post produzione. Dopodiché, che cosa potrei fare? Potrei, per esempio, come ho fatto qui, io gli ho chiesto a un certo punto di scrivermi anche un voiceover, quindi magari una voce fuori campo che potesse descrivere le scene, no? Eppure qua me l'ha fatto, vedete la scena di apertura, prima scena. E come faccio io a dare voce a questa roba? Semplicemente andando su Eleven Labs, per esempio, e scegliendo qui un personaggio, per esempio come in questo caso, vedete, è rimasto, tra l'altro è rimasto il test salvato che io ho realizzato, vi faccio vedere. Adesso vado un attimino a generare questa piccola descrizione fuori campo ed incollarmi, generarmi questi audio, poi portarli e lavorarli in post produzione, non so, con un editor molto semplice, tipo, non so, iMovie per esempio, no? Oppure, ma anche per assurdo, anche CapCut stesso. Okay. Vedete, adesso vi faccio vedere una cosa, ma across the void of space, an unstoppable force descends upon an unsuspecting world. Chiaramente qua potete regolare il tono, le impostazioni, diciamo le pause, la tipologia di voce, tutto quello che vi pare. Se avete bisogno anche di una colonna sonora per questo, io ho fatto anche questa roba. E come ho fatto? Innanzitutto mi sono fatto aiutare da ChatGPT e gli ho chiesto di crearmi una, dove l'ho messo, un prompt per generare una colonna sonora utilizzando uno strumento di intelligenza artificiale. Adesso vi faccio vedere. A un certo punto gli ho chiesto: che musica creeresti per questo trailer di 30 secondi? E lui praticamente mi ha proprio creato secondo per secondo che tipo di musica creerebbe con la progressione, stile, eccetera. Io non ho fatto altro che copiarmi tutta questa roba qua ed incollarla su udio.com. Ho fatto una guida sul mio canale su questo tool. Questo tool, a partire da semplici comandi di testo, vi crea delle canzoni complete, colonne sonore, qualsiasi roba, insomma è incredibile. E vi faccio sentire che cosa mi ha prodotto. Mi ha prodotto questa roba qua, praticamente ho incollato il prompt qui dentro e vi faccio sentire. Ok, quindi mi ha creato praticamente un'atmosfera molto da, quasi da guerre stellari. Quindi sì, io potrei prendere tutta questa roba e potrei lavorarmela in post-produzione. Le clip ce l'ho, il voiceover ce l'ho, la traccia audio ce l'ho, quindi diciamo la colonna sonora, e potrei creare benissimo una clip, no? Questo è un esempio, è un processo ovviamente, e ovviamente su ogni step, se volete fare un risultato professionale, super, eccetera, dovete perdere tempo su ogni step, no? È chiaro. Però gli strumenti oggi sono a disposizione, cioè tutta questa roba che ho fatto adesso e potrei fare, lo potrei fare gratuitamente. Questa è la cosa incredibile, amici. Questo tool è uno dei tanti di cui parlo su questo canale, quindi date un'occhiata, iscrivetevi magari sul canale per rivedere altri strumenti un pochino più in là.
vi lascio qui il tutorial a Udio, che è proprio lo strumento di cui parlavamo prima per generare le colonne sonore, ma anche le canzoni complete. È fuori di testa in ambito musicale, sta spaccando, quindi dategli un'occhiata, perché anche per i vostri contenuti potrebbe essere super interessante. Dagli tutta.